Mister Salerno, un grosso scoglio superato, una prova di forza da parte dell'isola per ribadire che c'è, è viva, e quindi questo campionato sarà duro ma alla fine si può fare. Noi non abbiamo mai messo in discussione la nostra forza, anche oggi ancora abbiamo dimostrato di essere primi in classifica, che tutte queste chiacchiere che siamo primi sul campo, non sul campo, noi siamo stati prima della prima giornata, il ricorso lo facevano chiunque, qualsiasi squadra, quindi è inutile attaccarsi a certe cose. Abbiamo fatto una grossa prestazione perché io alla squadra oggi ho chiesto perché si doveva vincere, perché non si poteva sbagliare il risultato, perché succede che poi la domenica la Cittadinanza gioca in casa e la paura era quella che si potevano scavalcarci, quindi è stata questa la forza della squadra, sono stati bravi. Comunque oggi dicevo una prova di forza veramente importante per quanto riguarda la sua squadra. La Cittanovese comunque non demorde, un campionato di eccellenza che comunque ha una spaccatura ormai, mister. Ci siete voi due là in alto e tutti gli altri fanno un pochettino gli spettatori. Io, come ho detto domenica scorsa quando abbiamo giocato a Cittanova, ho detto che ce la giocavamo fino alla fine sarà, perché giustamente loro stanno facendo un grosso campionato. Quindi, però io quando faccio i complimenti non voglio i complimenti, non devono mettere in discussione che il campionato è falsato o perché abbiamo visto i venti strani. È stato un pochino antipatico a fine partita usare dei termini. Oggi ne approfitto perché ho la diretta ed è giusto che sappiano che io sono un collega ordinato ed educato, rispetto tutti, questa è la cosa che mi interessa.